La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Professore Nicola Chiriano, ci sono voluti 50 anni, ma il ponte è una sua celebrazione ufficiale. Com'è stato, quanto è stato difficile e quanto è stato entusiasmante allestire tutto questo? È stato sicuramente entusiasmante. Le difficoltà poi alla fine, una volta che il prodotto, diciamo la mostra è realizzata, si dimenticano. Ci sono stati sicuramente dei sacrifici, però è stato veramente incoraggiante ricevere intanto il supporto di alcuni soggetti parte il liceo siciliano di cui sono diciamo così un portavoce, da parte di Catanzaro in Forma, l'ordine degli architetti hanno aderito immediatamente diciamo a questa idea, ma soprattutto è stato emozionante ricevere il contributo di decine di catanzaresi, di cittadini che avevano conservate magari per anni dentro dei cassetti, foto piuttosto che ricordi, testimonianze proprio di vita, insomma, di tanti cittadini accanto al ponte. E questi ricordi, queste testimonianze sono state tirate fuori di questi cassetti. Questo secondo me è il punto di forza, diciamo, di questa mostra e questo convegno diciamo che l'ha inaugurata, cioè sono veramente le vite dei catanzaresi che si intrecciano con quella del ponte e quindi sicuramente rendere omaggio a figure come quella di Riccardo Morandi, il progettista, come quella di Fausto Bisantis, il presidente della provincia che ha voluto fortemente quest'opera, che poi è stata completata e realizzata durante la presidenza di Aldo Ferrara. Quindi era doveroso ricordare queste figure, ma altrettanto doveroso a mio avviso era ricordare il sudore, il sacrificio per esempio degli operai del cantiere del Ponte Morandi, dei tecnici, i geometri, gli ingegneri. Abbiamo avuto personalità incredibili come l'ingegnere De Marco, l'ingegnere Procopio. Ecco, nel vostro video proprio la testimonianza di questi operai la fa quasi da padrona. Che cosa ha letto negli occhi e tra le righe di queste testimonianze che vi hanno letto? Appunto quello che dicevo, un po' il ponte è diventato come uno di loro, uno della loro famiglia. Sentir raccontare anche dei dettagli tecnici sulla costruzione del ponte da parte di operai, da carpentieri, da ferraiuoli, dà veramente l'idea di come sia stata un'esperienza assolutamente indimenticabile. In particolare c'è la nostra, chiamiamola così, voce narrante, quella del geometra Cardamone, che ci ha veramente svelato quasi nei minimi dettagli, dalla posa della prima pietra fino all'inaugurazione mancata di questo ponte, ci ha svelato quella che è stata, ecco, questa tessitura di rapporti, di relazioni con personaggi importanti come quelli che citavo prima, ma anche con personaggi semplici, per esempio con la figura dell'unico operaio che purtroppo ha perso la vita nel cantiere, Orlando Miriello, un 37enne di Pentone. Ecco, questo è anche un costruire dei ponti con comunità, per esempio quella di Pentone, piuttosto con tutta quella di Catanzaro, sono delle cose che restano in maniera indelebile, diciamo, nella vita di chi c'è stato e io dico anche di chi c'è adesso, di chi ci sarà nel domani. Non si può assolutamente prescindere da questo. Ha avuto l'impressione, comunque da cittadino c'è l'impressione che il catanzarese e il ponte siano comunque due cose legate in modo viscerale, o piuttosto col passare degli anni il cittadino di questo capoluogo si è un po' disamorato del suo simbolo? Ma forse questo è vero perché non ci sono state, diciamo così, opere anche a supporto, diciamo, dell'opera d'arte maestosa che è il ponte. Io parlo di opere non solo dal punto di vista chiaramente urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale. Ecco, questa mostra forse è stata fatta perché non c'era mai stata prima. Sicuramente il ponte, come si dice anche nel video, è stata l'opera che ha unito i tre colli storici, no? Del centro storico di Catanzaro con il quarto colle che è quello di Gaiano, ma è un'apertura che va evidentemente al di là, perché già nella intitolazione stessa del progetto si parla di un raccordo con la strada dei due mari, quindi insomma dallo Ionio al Tirreno, quindi la Lamezia.
Dopo, per esempio, le realizzazioni della Galleria di San Giovanni e della Rotatoria, adesso il ponte è un tutt'uno organico con un sistema viario che arriva nella zona est, quindi Siano, piuttosto che poi scendere giù verso la zona di Catanzaro Lido, comunque andando verso la direttrice di Crotone. Quindi il ponte è non solo più simbolicamente al centro della città, ma lo è di fatto. Anche del sistema viario, della urbanizzazione poi che c'è stata, che verrà di Catanzaro. E il rapporto dei catanzaresi col ponte è magari di vari aspetti, perché chi c'è cresciuto vicino, io ecco sono originario della zona di Rione De Filippis e quindi lo percorrevo quotidianamente e mi è sempre piaciuto insomma come immaginare questa difficoltà di realizzazione che adesso diciamo da grandicello, da un pochino più esperto, sono riuscito ad apprezzare fino in fondo. Nella vostra ricerca che avete scientifica, ingegneristica, che avete tempo fa manifestato all'auditorium, sono cadute anche alcune false credenze, alcuni dati così popolari, che in questa sede mi piace ricordare. C'è qualche primato attualmente per il ponte, per chiarirlo una volta per tutte? Assolutamente sì, perché bisogna distinguere chiaramente i primati del nostro ponte all'epoca della realizzazione. È stato veramente un capolavoro. Allora, quindi parliamo nel 62, era il secondo per ampiezza. Adesso per ampiezza sia a livello europeo che a livello, parlo di ampiezza sempre in Europa, sia a livello europeo che a livello mondiale è sceso un po', siamo messi male in classifica, però per parlare di quelli ancora attuali, e il nostro ponte nella sua categoria, stiamo parlando di archi in calcestruzzo ad una sola arcata, è il secondo in Europa per altezza. C'è prima di lui un ponte che è stato costruito nelle Isole Canarie che ha un'altezza dal fondo valle di 150 metri, il nostro arriva a 110 e qualcosa, però sicuramente possiamo dire che c'è un primato assoluto, che è quello di essere l'unico, oltre che il primo, ponte del suo genere in Italia. Quindi voglio dire, vengono valorizzate opere magari di fattura non così maestosa in Italia, per molto meno. Noi che abbiamo un'opera d'arte, sicuramente, io lo dicevo nel convegno, è l'opera d'arte più grande, il monumento più grande di Catanzaro, ecco, è giusto che venga valorizzato e debba essere continuato ad essere valorizzato. Ecco, allora una capacità di sensibilizzazione l'avete già data voi con questa iniziativa. Adesso è necessario che questi sforzi, questo prodotto finale non venga disperso. Potremmo pensare a una mostra permanente, potremmo pensare ad altre attività collaterali o fondamentali. Voi nel vostro piccolo, nel vostro grande, visto che parliamo di opere maestose, che cosa avreste immaginato? Ma intanto diciamo l'iniziativa non si esaurisce con mostra e convegno, perché negli ultimi giorni, diciamo dal 5 fino al giorno 10, terremo dei laboratori tematici curato da ciascuno dei soggetti partecipanti, diciamo costituenti il comitato Ponte 50 come l'abbiamo battezzato, e quindi gli architetti, gli ingegneri, il liceo siciliano, Catanzaro in forma, terranno diciamo così dei forum, dei laboratori tematici, diciamo a momenti, a giorni verranno resi pubblici anche i calendari. Noi ci auguriamo che questo sia soltanto un primo passo. Ecco, intendevo dopo la fine di questa mostra, ovviamente. Certo, certo. Noi ci auguriamo che questa mostra, questi pannelli possano essere usati in maniera, che so, come mostra permanente da qualche parte. Mi auguro che la provincia, piuttosto che l'ANAS, piuttosto che anche il comune di Catanzaro, possano trovare una collocazione per questa mostra, perché è assolutamente patrimonio di tutti, patrimonio della cittadinanza. E tenevo a dire che collaborazione dei cittadini continua, perché sin dal giorno del convegno e anche in questi giorni della mostra continuano ad arrivare materiali inediti, anche materiali importanti come documenti, carteggi tra Bisantis e Morandi, delle foto d'epoca appunto inedite, perché fatte da privati, da cittadini e non magari dal fotografo ufficiale, ecco, della provincia della Sogene. Quindi noi ci auguriamo che tutto questo continui, che si possa creare, non so, adesso non voglio parlare di un ponte 51 o di un ponte 100, però che si crei l'occasione di continuare a valorizzare questa che, lo ribadisco, è l'opera d'arte più grande di Catanzaro.
E noi nel nostro piccolo ci permettiamo di suggerire un'iniziativa che contempli la partecipazione degli studenti qui o addirittura una mostra itinerante nelle scuole di questi pannelli che peraltro sono ecologici, sono leggeri e quindi sono bellissimi da vedere. Sicuramente, penso che quello con le scuole sia il primo contatto che assolutamente debba essere avviato. Noi, come liceo, anche perché siamo di fronte, diciamo, abbiamo la sede di fronte, parteciperemo in questa settimana, porteremo le classi, la maggior parte delle classi per visitare la mostra, perché appunto non è fatto da uno, due, cinque persone, è costituito da tutti quanti e quindi in particolare i ragazzi è giusto che prendano coscienza e consapevolezza di questo.